Assessore Gilardi, un bel risultato. Parliamo di qualche numero. Quanto avete investito per la riqualificazione del giardino? Eccoci, sì, 190.000 euro, diciamo la spesa finale per la ristrutturazione e la riqualificazione di questo parco. Per noi, come già accennava il sindaco, uno dei parchi più importanti di Vado Ligure. È oggetto anche, ha l'ambizione di essere anche attrazione da parte dei comuni, dei territori vicini, perché è situato in una zona abbastanza tranquilla e soleggiata e al centro del nostro paese. Come diceva il sindaco, è stato ristrutturato e anche messo a norma rispetto a pavimentazione, illuminazione e giochi. Alcuni sono stati sostituiti anche con giochi innovativi, tipo questa funicolare che troviamo qua alle nostre spalle, dove possono giocare sia i bambini più grandi che quelli più piccoli. Sono stati inseriti giochi proprio per i bambini un po' più piccoli, nella zona, diciamo, a destra della nostra posizione, e continuerà, diciamo, questa manutenzione anche negli altri parchi. Proprio nei mesi che verranno stiamo cercando di mettere su degli investimenti con cifre simili a quelle che abbiamo speso qua, per adeguare anche altri parchi che sono rimasti ancora, diciamo, un po' indietro. Il nostro obiettivo è rendere tutti i parchi fruibili a norma, ma anche essere oggetto di attrazione, come vi dicevo prima, sia per i cittadini, ma anche per chi vuol venire a trascorrere qualche ora nel nostro territorio. Anche sull'illuminazione sono stati fatti degli investimenti, sono stati sostituiti con lampadine a LED l'illuminazione pubblica. E sono stati anche, diciamo, purtroppo abbattuti due alberi che non garantivano più la sicurezza, sono stati piantumati in altre zone. Qua verrà installata una zona, una struttura ombreggiante per garantire anche nel periodo estivo una situazione, diciamo, di tranquillità e ombra, appunto, per i genitori che sorvegliano i bambini.